455 ricevuta cassa. Dai, dai, qua ci penso io. Ah, fammi provare una di queste noccioline. Prendi, prendi anche due, caro. Ma un minimo di garbo se non di rispetto. Patapumpet. Ma dove siamo? Guarda, una pagina rovinata. Ma hai fatto schinchinare il pennino a becco quadro. Sapessi cosa c'hai schinchinnato a noi dei tappeti mio? Ah, è giusto. Chiariamo. Ma cosa vuoi chiarire? Fai venire il latte alle ginocchia. E muoviti, accelera. E muoviti. Ricama invece di scrivere. Arreda fe. Non per niente, ma lì sul tavolo ci sono 5 chili di pratiche da sbrigare. Tu i polsini te li pulisci con la gomma tua. Anzi, se adoperassi l'acqua e la radica saponaria, sarebbe pure un tantino meglio. Sicuro. A certa gente che gliene importa dell'ordine e dell'esattezza. Basta che arraffa lo stipendio. Certa gente. A chi vogliamo alludere? A buon intenditor poche parole. Vabbè, adesso tu mi provochi. Io?
Andiamo, ma che faccia calma, tosta? Calma, ragazzi, calma. C'è il nuovo capo ufficio. Vedi, mi fai uscire fuori dai gangheri. E tu non uscire. E basta. E non alzare troppo la voce che non siamo in piazza Montanara. Qui, qui. Ma dove siamo qui? Siamo in Trastevere? Giusto appunto, signor capo ufficio, stavo dicendo piazza Montanara, che è lo stesso quartiere. Basta attraversare Ponte Garibaldi. Oh, senta, intanto lei, quando parla con un suo superiore, salza in piedi, sa? Ma io sono in piedi. Quello è tutto? Tutto. Signor capo ufficio, la discussione era sorta in ordine alla efficienza dell'ufficio. Perché, vede, si ha un bell'essere rapidi, esatti, scattanti, ta-ta-ta. Quando poi il lavoro arriva a un certo tavolo, si ingolfa. Uè, uè, si ingolfa. E quale sarebbe questo certo tavolo? Si dice il peccato, ma non il peccatore. Signor capo ufficio, questo certo tavolo sono io. Ah. Mi compiaccio. Mi consenta, signor capo ufficio. Mi consenta. Io cosa ho detto? Grazie. Ecco, desidero mostrarle qualche cosa. Ma io l'hai dotto. Mi sta seguendo. Ma sì, per pacco. Dove lo vuole mettere? Mi che scusi, fa? Lo devo aprire. Però apra. Grazie. Ecco, vede. Secondo il regolamento, debbo vergare gli estremi in tondino, alternando il pennino a becco quadro col pennino a becco obliquo. Becco obliquo? A becco obliquo. Becco obliquo. Ora ella noterà come nel tondino, secondo la codificazione del caposcuola Paillasson. Come? Del caposcuola Paillasson. Parli chiaro. Paillasson. Oh, Paillasson, vabbè, andiamo avanti. Ogni T è alta un corpo e mezzo. La Q. Il Q. La Q, due corpi. Mentre le inanellate, due corpi e mezzo. Ho qui il doppio decimetro. Se vuole, può constatarlo. Oh, ma, sentite, signori miei, sono due ore che io sono qui. Io vi dico che ho già constatato troppo. Non lo voglio questo. Oh. Prima l'aveva preso. Ma che me l'avete dato una volta, lo devo tenere sempre in mano? Ma che tipo? Era per... No, per carità, non ci siamo, signori miei, non ci siamo. In questo ufficio è tutto indietro, sotto tutti i punti di vista. Bene. E siccome tra giorni ci saranno i nuovi organici, a me compete l'onere di indicare i più meritevoli per lo scatto. Quindi chi vuole lo scatto, parliamoci chiaro, è scatti, scatti. Lei, per esempio. Così. Intanto invito tutti quanti a darmi dei suggerimenti atti a migliorare il rendimento di questa sezione. Giusto? Benissimo. Buona idea. Principio veramente democratico. Grazie, bello lui, si capisce, se non sono democratico io, ma chi è? Io una proposta ce l'avrei, signor Cavalier Pancarano. Pancarano di Rondò. Oh, mi scusi, nobile? Nobile dei conti. Si vede, no? Dica pure. Grazie. Dunque, piuttosto che affrettare il lavoro a scapito della precisione, io dico che bisognerebbe lavorare di più. Veniamo in ufficio alle 8. Ebbene, è tardi. Propongo che da domani mattina si anticipi l'orario alle 7. Alle 7? Ah, un'ora prima del solito. Sì, come proposta è una bella proposta. Beh, ma io, per me, è vero... Beh, che c'entra, signor capo ufficio? Se lei non se la sente... No, io me la sento. Lei vai ai fatti suoi. E che c'entra? Io non parlo mica per me, io... Parlo per gli altri, per quelli, per esempio, che abitano fuori città, fuori del centro. Lei, per esempio, Tribuzio, qui c'è Tribuzio, chi è Tribuzio? Tiburzi, sono io, signor capo ufficio. Ah, beh. Tiburzi Ettore. Dica. Ecco, io, per la verità, abito proprio in periferia, a Piazza del Popolo. Oi, oi, oi. Ma se, come si dice, per il coso, lì per il bene dell'ufficio, che c'entra? Non si sottrae. No, non mi sottraggo. Va bene. Beh, insomma, qui nessuno si sottrae. Nessuno. Va bene, grazie. Lei forse si sottrae? Dica. No, e poi io sono di un'altra sezione. Ah, va bene. E allora domani mattina, un'ora prima, alle 7. Come si chiama lei? Policarpo De Tappetti, ufficiale di scrittura. Tappetti.
Bella idea. Adesso sarà contento quel nano maledetto. A petto. Bastano poche ore di riposo e poi salto dal letto, qua, 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 come grilli, io provo un profondo senso di ripugnanza. Non gridare così che mi viene il battito. Caramelli, il battito. Sapessi il mio, io mi conosco, accidenti. Io se non dormo le mie 10 ore filate, io alla mattina sono una schifezza. Zitto, ecco. Sveglierai Gigi, poverino. Gigi, povero signorino, quanto mi dispiace, ma che me ne importa se si sveglia Gigi. Carmela! Sì? Mi sono svegliato, io si debbono svegliare tutti, Carmela! Dica! Le mie scarpe! Sì, signor Cavaliere! Conte, Conte! Oh. Sì, signor Conte! E vai! Gegè! Gegè! Sì? Ci sveglio! Sì, devo andare a... a messa. A messa? Alle 6? Sì, sì, alle 6. De gustibus non est disputandum. Beh, allora affrettati, gli facciamo 4 passi assieme. E come mai così presto stamattina, papà? Per colpa di un impiegatuccio, uno scribacchino, sai, il solito violino di spalla. Gli venisse un colpo. Mannaggia, che disastro! Cos'è successo? La concolina. Mio Dio, quale? Quale? L'unica, la concolina per antonomasia. Era un ricordo di mamma. Perché i miei pantaloni non erano un ricordo di papà. Vuol dire che metterò quelli della domenica. È impossibile. Sono ancora della rammendatrice. Dalla rammendatrice, perché? Perché quelli erano un ricordo di tuo nonno. Spiritosa. Tieni, fammeli asciugare alla svelta o farò tardi. Non vorrei sgarare proprio stamane dopo che il nuovo capo ufficio mi ha preso in simpatia per la mia proposta. Che stai facendo? La facciamo incollare da quell'uomo quando passa. Cosa, cosa, cosa? E ti pare che io, un ufficiale di scrittura, mi lavi in una concolina rimpesciottata? Va bene, vuol dire che faremo a meno di lavarci. Meno male, che buona idea. A genere, visto che sei così impertinente stamattina per punizione, ti laverai anche il collo. E io piango. E io ti prendo a scapaccioni. Va bene, piangerà dopo. A proposito, che ore sono? Mi farete far tardi. In questa casa si perde tempo e mi si manca di rispetto. E non si chiudono le finestre. Non gridare, che si sveglia il maresciallo. Il maresciallo. Buongiorno, papà. Buongiorno, cara. Ma cos'è tutto questo bacano stamani? Figlia mia. Il lattaio, Celeste! Prendi il canestrello! Sì, mamma! Dico, ma è possibile mai che dovete sempre abbottonare i gemelli dei polsini? Aperti dovete lasciarli! Aperti! È così che si fa tardi! Shh, parla piano, se non svegli il maresciallo! Questo maresciallo! Guardate un po'! E i soldi! I soldi? I soldi? Di che ripassi alla fine del mese. Ripassi alla fine del mese! Fine del mese? È oggi la fine del mese! Morti di fame! Celeste,
Aiutami qui. Vai in cucina, va. Plebaglia! Cos'è questo baccano in camerata? Stamane non ci mancava altro dopo la notte che ho passato. Buongiorno, nonno! Dica al suo figliolo che non deve chiamarmi nonno. Io qui sono un ospite che paga. Ah, un'altra cosa, il burro non me lo date da 3 giorni, mentre invece nel contratto del mio vitalizio... Sono previsti 3 riccioletti di burro, lo si sa. Sì, sì, lei avanza 9 riccioletti di burro. Ne terremo conto. Il caffè è tardi! Ma sul serio ci sono speranze per questi nuovi organici? È per Bacconaccio, te l'ho detto, no? Sì. Il nuovo capufficio mi porta in palmo di mano. Fra un mese avrò lo scatto. E papà, perché Riumberto, che è alto, ha un nome solo? È amaro. E il principino Vittorio Emanuele, che è piccolo come te, ne ha 2. E sei cretino. Perché la grandezza non si misura al numero di consonanti o di vocali. Il fiume più lungo d'Italia ha il nome più corto, Po. Capito? Oh, e anche questo caffè è molto lungo, è pure un nome corto, Orzo. Papà, io vorrei dirvi una cosa. Le 6:37, insomma, questi calzoni si asciugano o no? Un momento di pazienza. Dimmi. Ecco, papà. Sì? Io pensavo, anch'io dovrei fare qualcosa per la famiglia. Come? Molte ragazze della mia età, anche Irma, per esempio, sì, quella del secondo piano, ha fatto un corso per telegrafista e pare che... Ma dico, quella è la figlia di un venditore di stoffe. Non vogliamo mica fare paragoni, eh? Comunque, grazie, Celeste. Ma ti pare che ti faccio lavorare? Ma dico, qui abbiamo dimenticato il motto della famiglia dei tappetti. Qual è il motto della famiglia dei tappetti? Ripassi alla fine del mese. Il motto della famiglia dei tappetti è: lasciate fare a vostro padre. Io lo sento, sai. Lo sento che lo scatto è vicino, vicinissimo. Pensa, da 95 lire mensili a 104. E tu vuoi lavorare, non so se mi spiego. Passasse un angioletto e dicesse amen. Anzi, nella certezza di quanto sopra... Butta i cocci della concolina, niente concolinaro, ne acquisteremo una nuova. E a me mi compri la castagnaccia? Adesso non esageriamo, non montiamoci la testa. Perché hai preso questa molletta? Per non sentire puzzo di bruciato. Perché dovresti sentire puzzo di bruciato? Perché ho preso le mollette. I calzoni! I calzoni! I calzoni! Proprio stamattina! Come faccio ad andare in ufficio? È uno scandalo! Proprio oggi! Ma che succede? Oggi che avevo fatto la proposta di andare un'ora prima! Non ammetto che si faccia questo baccano mentre io sono a mensa! Maresciallo! Maresciallo! Mi hanno riferito che lei e i suoi impiegati sono qui in ufficio da più di un'ora. Sì, commendatore. Si è trattato di una mia iniziativa per incrementare l'efficienza della terza sezione. Malissimo. Non ammetto che negli uffici dei miei dipendenti si mettano in atto dei sistemi che io non esito a definire schiavistici. Faccio notare, commendatore... Sono io che le faccio notare. Se lo ha fatto per mettersi in luce, ci è riuscito perfettamente. Ma l'avverto, si tratta di una luce pessima. Sì, signore. Chiedo scusa del ritardo, signor cavaliere. Chiedo umilmente scusa, signor capufficio. Benissimo, benissimo. Leggo, ahimè, dell'ironia nelle sue parole, ma non me ne dolgo. D'altronde mi è capitato un contrattempo e... Già, era di Ramazza. Come dice? Era di Ramazza. Di Ramazza? Da come sta vestito si direbbe che si sia arruolato nel corpo di spedizione del contrammiraglio Grenet. Se sbaglio, mi corregga. Lei sbaglia, signor capufficio, ma non mi permetterei mai di correggerla. Da domani mattina verrò alle 6. No, verrò io alle 6. Come lei? Anzi, verrò alle 5. Sarò io a preparare tutto. Le faccio trovare tutto a posto, le preparo una bella tazza di caffè e lei poi, quando sarà comodo, ci raggiungerà. Io adesso vado a scrivere la pappardella. La pappa che? Ardella. La minuta delle note personali dei nuovi organici, il cosiddetto tattascatto. Se lei crede con la sua bravata, un'ora prima, eccetera, d'essersi messo in luce. Sì, c'è riuscito, ma
Si tratta di una pessima luce. Signor capufficio. E si metta sugli attenti quando parla con il suo capufficio. E non guardi in alto, e neanche in basso, e non scuota la testa. Ma guarda come si è combinato, guardalo. Ti saluto scatto. Ombrellaro donde piatti e cunculi raccomodare. Cunculinaro! Ehi, Concolinaro! Concolinaro! C'è una concolina da accomodare! Sì, portone 26, terzo piano, capito? Terzo piano! Al terzo piano? Concolinaro! Ma che fa, Concolinaro, se ne va? Sì, ne! Povera Italia! Mariuolo, non ti muovere, t'ho preso, ladro che non sei altro. Non ti muovere, stai lì. Io me l'aspettavo, io ti aspettavo al barco. Che mascalzoncella, eccolo, tanto è bello. Guardalo, guardalo, e tu dicevi che era la Fantesca. Io mi va via il cuore, Sali. E guardalo. Lo sto guardando. E non hai vergogna di aver messo al mondo un mariuolo mascalzone come quello lì? I Sali. E che ti senti, Sali? Oh, adesso me la fa svenire anche. Dove me la fa... sono? Ma guai se succede qualche cosa a tua madre. Che è questo? I Sali. Papà, mi dispiace dirvelo, ma voi spesso e volentieri vi immeschinite. Io mi immeschinisco? Eh sì. Per si pelle che non sei altro. Io ti denuncio per furto, ti denuncio. Eh sì, mettete la trappola, mettete. La trappola? Un momento, aspetta, Giorgio di ragazzino. Mi parla di trappola, mi parla. Salva portafoglio Securitas. Contro borsaiole, taglia borsa, eccetera, eccetera. Dai qua, dai. 4,75 lire. Sì, ma sono sistemi da bifolco. Ritira? No. Ameri, di a tuo figlio di ritirare. I Sali. Subito, mamma, subito. Dovrebbero stare qua, dovrebbero... Ai, accidenti. Chi è? Ah, il caffè. Dammi, va. Come state, mamma? State meglio, sì, mamma? Sì. Avete visto cosa mi ha fatto? Una mano ammaccata. E tanto, non ti serve per lavorare. Ecco, bravo. Infierite. Cesare, ti prego, temperati. A me, io mi posso pure temperare, te lo giuro. Mi posso anche temperare. Ma io voglio, esigo, pretendo che mio figlio mi dica lo scopo di questi furti reiterati. Il nome. Il nome mio? Quello suo. Di chi? Qui sotto c'è una donna, una bugerona. È falso. Allora il gioco. Al club. Tu stai perdendo allo Schwendefer. Niente gioco e niente donne. I soldi mi servivano per uscire con Don Mazzocco. Don chi? Don Mazzocco. Un sant'uomo. Oggi domenica accompagna i giovani dell'associazione Pro Juventute in gita istruttiva e io ho già preso l'impegno con lui. E ti disimpegni. Lo disdici. Andremo al Piggio a sentire il concerto della banda di Reali Carabinieri. Il telefono! Ci vado io! Il telefono! Il telefono! Il telefono di domenica, e chi è a quest'ora? Pronto? Sì? Sì, sono io, sì. È lei, caro Don Mazzocco. Ma che stai dicendo? Sentimi bene, idiota. Io fra poco ho finito le prove. Mi sono lasciata la domenica libera per te. Sì, padre. Capisco. Capisco, padre. Ho rinunciato a un appuntamento con un deputato. Posso sostituire? Cosa mi offrite? Il fascino della divisa. Stupido. Come non detto? Non dicevo a te, brutto imbecille. Ma a me non mi incanti. Vorrei sapere dove devi andare. Al Pincio, padre.
con il babbo e la mamma ad ascoltare il concerto della banda dei Reali Carabinieri. Ah, sì, eh? Se ci vai non mi vedi più. Pace e bene. Amen. Allora, papà, io mi sono scocciato. Eh già, a te non ti diverte niente. Ti diverte una sola cosa, e sappiamo qual è. Va. No, non ci voglio venire! La musica non la voglio vedere! La musica eleva lo spirito, piccolo ignorante, e se ti conduca ad ascoltarla, non a vederla, è perché tu acquisisca il senso del bello. Acquisiscimi la castagnaccia! Questo quando avrò lo scatto. La qualcosa per il momento è problematica. E compriamogli la castagnaccia. Oggi è domenica, gli diamo 10.000. Sotto coi bagordi! È un centesimo oggi, un centesimo domani. Il brano è cominciato, abbiamo perso l'ouverture. Va bene, daglielo. Ehi, gnaccino! Un centesimo con la cotta. Con la cotta? Sì. E beh, giù. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai, fregato. Che va? Good. Andiamo. Agenore, vieni. Non vuol venire. Va bene, non importa, ma stai con lui però, mi raccomando. Sì, papà. Signorina? Nocchi. Signorina? Quello chi è? E chi lo conosce? Permette che mi presenti? Mi compri le nocchie? No, avanti, cammina. Sì. Voglio le nocchie. Nocchie, bruscolini. Io voglio le nocchie. Andiamo, ragazzino, vai a giocare, no? Bruscolini. A Genore. Signorina, ha paura di restar sola? Ci sono io. Mi permette di offrirle un gelato? Un pezzo duro, eh? Un pezzo duro da guardabassi in piazza Montecitorio. Le sembra lontana? Prendiamo quella botticella? Mi si toglie di torno? Bella e proterva, il tipo che ho sempre sognato. Eccolo, papà! Eccolo là! Quello là, lo vedi? Insidiatore! Papà... Tu sta zitta! Insidiatore, si vergogni! Così impari! Adesso una ragazza per bene non può fare due passi senza essere importunata da un satiro! Ma non c'è una guardia, un carabiniere! Ma prego, un momento, qui c'è dell'esagerazione! Vi prego, papà, non zitta. Fate scenate! Che succede? Che ti hanno fatto, Celestina? Ma niente, signora, chi le ha fatto niente? Venga con me! È qui! Lo dica lei, signorina, mica le ho mancato di rispetto. Le ho offerto soltanto ecco, un pezzo questo duro. Qui. Signor tutore, cercava di adescare mia figlia senza il mio consenso. Lo può testimoniare questo galantuomo di passaggio. Frasca Venanzio, maresciallo a riposo dei cacciatori delle Alpi. Agli ordini. Verbalizzi. Lascia correre, Policarpo. No. Il nome è casato. Gerolamo Pancarano di Rondò. Anche l'indirizzo. Scusi, come ha detto che si chiama? Gerolamo Pancarano, paternità di Cesare. Al. A volte noi, presi dall'ira, così cediamo al primo impulso anziché al secondo, al terzo, che in fondo di solito sono gli impulsi migliori. Come sarebbe, scusi? Beh, sarebbe che tutto sommato, a ben guardare, è stata una birichinata. Non è vero? No, che non è così. Le birichinate le fanno i bambini piccoli. E questo è un giugiolone. Lei si impicci degli affari suoi. E poi la testimonianza di costui non è valida, perché purtroppo lo conosco benissimo. Allora ritira la denuncia?
Vuol ripetere nome casato, prego? Gerolamo Pancarano di Rondò di Cesare. Ritiro. Se ti dico. Grazie, lei è molto gentile. Ma per carità, la giustizia innanzitutto. Gege, che fai qua? Papà, che fai? No, il suo figliolo. Già, papà Pancarano figlio. Signora, ho avuto il piacere di conoscere il suo distinto figliolo. Eufemia, Celeste, permette, mia moglie, il cavalier capufficio Pancarano. Di Rondò. Un momento. È qui De Dappetti? Sì. Grazie. Ah, dimenticavo. Ammazzalo. Chi è? Indovinate, Celeste? Oh. Fiori, ancora fiori. Accid'erba. Saranno costati almeno una lira. Ma stavolta c'è di più. Questi contengono un messaggio, il linguaggio dei fiori. Traduci, non vorrei che in questo linguaggio vi fosse qualche parola sconveniente. Valeriana, amor vivo. Verbena, sentimento puro. Asfodillo, tormento d'amore. Valeriana, verbena, eppure l'asfodillo. Questa è una vera e propria dichiarazione d'amore. Ma papà, lo conosco appena. Ma sì. Ho tagliato troppo. Policarpo, vieni qui. Vieni, per favore, guarda. Hai visto? Sì, è lui, sai. È proprio lui. Ha il triciclo coperto, che lusso. Oh, però mi sembra un po' sfacciato. Ma che... Celeste, beh, a un giovanotto così gentile, figlio di un capufficio, almeno per cortesia, un salutino potresti anche farglielo. No. Un salutino con la mano, non ti comprometti mica. No. Celeste. Papà, ve l'assicuro, le mie intenzioni sono serie. No, mai, ecco. Ma papà, io... Papà, bebè, ho detto mai. Papà, io, se devo essere sincero, non vi capisco. Già, lui non mi capisce. Non vi capisco, no. Scusate, dite sempre che sono uno sciagurato, che mi perdo dietro alle ballerine. Dietro le ballerine, dietro le bugerone, dietro le serve. Guardate che razza di scorfano mi tocca tenere in casa per colpa di questo assatanato. Vai. Battere! Appunto per questo. Dite che devo mettere la testa a posto, è giusto. Ma questa volta sono innamorato sul serio. Celeste De Dappetti è un tesoro di ragazza, è un angelo. Un angelo? Noi abbiamo una casa piena d'angeli. Anche la figlia del portinaio era un angelo, anche la vedova del salumiere. Ma si potrebbe sapere che cosa avete contro questa ragazza? Io personalmente non ho niente contro questa ragazza, però non dimentico che è la figlia di uno scalcagnato schingapenne. Gege... Papà si preoccupa soprattutto per il suo nome, che poi anche il tuo. Devi ricordare che siamo baroni. Siamo baroni, vero? Ma che barone? Siamo conti, tu sei contessa. Questi non sanno neanche quello che sono, ma dove sono capitato io? Beh, comunque lo so io, ebbene. E ci risiamo con la nobiltà. E ci risiamo sì. Leggi, l'ho ricevuto questa mattina dal Consiglio delle Ricerche Araldiche. È stato individuato un ceppo pancarano di Rondò, nel parmigiano. Nel parmigiano? Sì, nel gorgonzola. Nel parmense, quel di Parma. Pare che Pancarano derivi da Piancarrano, un'antica contea nei pressi di Montechiarugolo. Leggi, specchiaci. Sì, va bene, papà, ma tutto questo che c'entra? Ma perché non la conosciamo meglio, questa ragazza? Vediamo con me. No. Sentite, papà... Almeno invitiamoli una volta. Non so, a teatro. Ecco. Una soirée. Già, una soirée. No. Perché no? Manco se schiatti.
Questo mi fa paura. Sì? Una cosa magnifica. Meravigliosa. Lei è molto graziosa, sa? E ha un portamento nobile. Loro sono nobili. Noi nobili? Noi lo siamo. Io sono cadetto. Avete fatto delle ricerche sul vostro nome? Forse originariamente era detta Pittis, con la S finale, propria di certi ordini equestri spagnoli. Nella sua famiglia non c'è qualche precedente cavalleresco? Sì, il fratello di mia nonna. Ah. Era cocchiere. Prendi diavolo, io non ho mai visto una nonna tagliata in due così, mai. Nemmeno io. Ti è piaciuto? Piano. È da pena. Non si sa dove applaudire. Signore e signori, andiamo a deporre questo piccione in una semplice scatola. Attenzione, attenzione adesso. Uno, due e tre. Signore e signori, vi prego ancora un po' d'attenzione. E anche il piccione è sparito. Perché? È sparita altra roba? Ma lei non vede? No. Gesù, questa è ciagata proprio. Signore e signori, il piccione è sparito, almeno così sembra. Io consiglierei ai signori spettatori di fare bene attenzione. Il piccione è più vicino a voi di quanto non crediate. Cercate bene, guardatevi intorno. Ho avuto l'onore di eseguire questo esperimento davanti ai pubblici più rinomati d'Europa. Qualcuno ha gridato alla magia. No, signori, non è magia, no, è qualche cosa di meno e qualche cosa di più. Chiedo la vostra collaborazione. Aiutatemi a trovarlo. Il piccione è tra voi. Non c'è dubbio alcuno. No? Ma guardate bene, il piccione c'è, ci deve essere. Si guardi bene nei falchi, senza timore alcuno, senza timore. Non è possibile che non ci sia, non è possibile. Senti che profumo, senti. A me è più simpatico da morto che da vivo questo piccioncino. È venuto benino, eh? Celeste, io a volte non ti capisco. Scusa, il signorino di Rondò è bello, simpatico, nobile. Hai tante, mi domando che cosa pretendi di più. Non vorrei mica lo zar Nicola. Ma non mi piace, papà. Hai sentito? Non le piace. Perché poi non ti piace? Così, non mi piace. Mamma! Che c'è? È pronto? Quasi. Metti la tovaglia e prepara la tavola. Vuoi dirmi perché non ti piace? Ma è stupidino, fatuo. Non ha senso di responsabilità. Dite la verità, papà, è solo perché è figlio del capufficio. Pur di ottenere quei vostri organici e l'aumento di 9 lire al mese, altro che lo zar Nicola. A Menelik mi sposereste, vero? Ascolta, Celeste. In una famiglia dove, per mangiare un piccione arrosto, è gioco forza stroncare la carriera di uno dei più valenti illusionisti del mondo, una brava figliola non deve fare tante domande. Ecco, dico, ma vogliamo uscire da questo nostro regime rigorosamente vegetariano, sì? E allora obbedisci a papà e dormi tranquillo. Celeste, senti. Tutto sommato, credo di valere qualcosa di più di 9 lire al mese. Cosa vuoi fare? Cosa voglio fare? Guarda, leggi qui. La ditta di macchine da scrivere, Franchinecci, assume giovani lavoratrici. Ottimo lavoro, buona retribuzione. Giovani lavoratrici? Sei ammattita.
Ma non pensa a cosa dirà tuo padre. Papà, dica quello che vuole. Intendo contribuire all'abolizione del regime vegetariano. Senza per questo dovermi sposare con il figlio del capufficio. Dai qua. Celeste! Celeste! Scusi, è qui che assumono delle operaie? Sì, signorina bella, ma cazza male, perché questi non ci vogliono. Così fate peggio! Tornate al vostro lavoro, poi discuteremo! Niente affatto! Chiamate il signor Franchinet! Signor Franchinet! Allora, che cosa è questa confusione? Signor Franchinet, abbia pazienza, ma noi qui le donne non le vogliamo. Nell'officina bastiamo noi. Oh, giovanotto, so io quello che basta e non basta. Il provvedimento dell'assunzione delle donne rientra nel nostro piano di sviluppo produttivo. Ma quale sviluppo produttivo, scusi? Se si vuole allargare, perché non prende degli operai specializzati? Oh, operai specializzati? Perché voi sareste operai specializzati! Andate a casa, donne! Andate a fare a casa! Insomma, basta con questi soprusi! Io ho il diritto di assumere chi voglio! Bene, ha ragione il principale! Ecco. Andatevene a casa! Ci dicete! E mettete le braccia su voi! Revolutione! E risolvete la cosa democraticamente! Democraticamente! Disgraziati! E c'è anche la tua sorella, c'è! Signore! A casa fanno i conti poi! E piantatelo un po'! A parati che... Ti hai mai preso in un occhio? Signorina, signorina, scusi tanto, signorina, non volevo, mi dispiace. Avete visto che avete fatto? C'è data di mezzo a sto poveraccio. Poveraccio sarà lei, adesso questa roba qui non va più via, non va. Se la smacchiano subito, sì. Venga. Mi lasci stare. Venga, qui all'angolo c'è la stireria di mamma. Se non va via, gliela ripago. Vede, noi non è che siamo contrari a far lavorare le donne, purché... La donna lavori per mantenere l'uomo. Ah, ma... Se non ci fossi io, i grilli mangeressi. Ma che c'entra? Tu sei una libera professionista. Sì. Però, quando si parla di parità, deve essere parità. Cioè la stessa paga. Ma se lei invece si contenta di meno, allora danneggia l'uomo. Ecco perché il mio principale ha messo l'annuncio. Le donne le paga di meno. E poi magari licenzia qualche padre di famiglia, capito? Oh, mo... Insomma, questo è il concetto. È un po' fanatica, però è caruta. Sì, sì. Ecco la camicetta, signorina, ha visto? È venuta benissimo, non si vede niente. Grazie, signora, mi dispiace che si sia disturbata tanto. Prego, le pare. Buongiorno, professore. Buongiorno. Come sta? Male. Non sono soddisfatto. La Marcè, senti un po' quello che vuole il professore. Dica. Vogliamo stare più attenti con queste inamidature. Perché? Le camicie non vanno bene? Le camicie sì, ma mi avete inamidato anche le mutande. Perché, sentiamo? Secondo lei, come dovrebbe fare una donna che non conosce assolutamente nessun mestiere a pretendere la stessa paga di uno specializzato? E beh, si specializza. Lei perché non impara a scrivere a macchina? Scrivere a macchina? E che c'è? È tutta questione di tirocinio. Per imparare il meccanismo bastano 3 o 4 lezioni. Gliele insegno io, eh? Beh, veramente? Ma sì, così può trovare posto in un ufficio. Dia retta a me, signorina. Per fare un lavoro manuale bisogna esserci tagliati. Bisogna essere più rozzi, più materiali. Ecco, come lei. Ah, stupido, che vuoi? Niente, non seguivi il discorso. Allora, accetta. L'ombrellino, signorina. Grazie, signore. Va bene, accetto. Grazie. Arrivederla, signora, e grazie tante. È stata veramente molto gentile. Per carità, è stata proprio una cosa da niente. Tanto piacere di averla conosciuta, signora. Arrivederla. Di nuovo stia bene. Arrivederci e grazie a tutti.
Io dico che 3 o 4 lezioni non basteranno, ce ne vorranno una diecina. E? S? Coraggio. Non lo trovo. T? E? Bene, brava. Già andiamo, non c'è malaccio. Però attenta, eh. Anche questa volta ha picchiato sullo spaziatore con l'indice invece che col ditone. Pollice. Pollice, già. Scusi tanto. Finisce che lei impara a scrivere e io a parlare. Però, quello che non voleva che le donne andassero in fabbrica. Se il signor Franchini se ne accorgesse. A quest'ora non c'è nessuno. Se poi se ne accorge, mi faccio pagare pure lo straordinario. In fondo lavoriamo per la diffusione del suo prodotto, no? Continuiamo. Rosa. Sei incantata. Anche io. Questo è così. E a Rocco. Caro mio, a Rocco. Ecco qua. Ehi, Paolo. Lui mi ha arroccato. Arrocco anch'io e resti buggerato. Cesare? Ecco fatto. Tutto spazzolato e tutto stirato. Oggi se tutto andrà bene, daremo al circolo abruzzese scacco matto in 10 mosse. Dammi la parrucca. Levala. Hanno portato questa a mano. Ricordo i doppetti. Sono consorte un femmino. Non ho il piacere. Ecco, queste sono cose da pazzi. Sono cose da pazzi, ma come? La partecipazione di fidanzamento. E che gli ho dato il consenso? Io qua. Tutto disgraziato, io. Ecco. Cesare, temperati. Temperati. L'ossessione. Questo qui mi esaspera. E pensare che dovrò proporlo per lo scatto a questo nano malefico. Porta pazienza. Fallo per Gesè. Lo so, se lo fico. Oh, guarda. Gente. San Crispino. Non è un portamento così aristocratico. Così fine. Non si direbbe che nasce come nasce. Sono sicura che farà fare a Gesè una bellissima figura. Va bene. D'accordo. Ammesso che io volessi sacrificarmi. Ecco, mi umilio. Ma poi. Celeste è proprio la brava ragazza che ci voleva per lui. Non hai notato che è cambiato? Più docile, più affettuoso. Sembra proprio che abbia messo la testa a posto. Che sia cambiata è cambiata. Sai, poi è l'indole che è buona, quella... È scattata. Scattata? Lo so io. Ecco qua. Ecco qua mi ha ripulito, vedi? Ha lasciato solamente il santino. Porci il santino? Sì. E poi dici che sei anticlericale. A me, io sono quello che sono. Adesso lasciami stare. Cavaliere Pancarano! Ma che cosa vuole? Partecipa al torneo. Ma è socio della famiglia parmigiana? No. E allora non può essere Armanobile. Si accontenta di fare la pedina. Cavaliere Pancarano di Rondò! Ho capito, dei tappetti, non sono sordo. Ma è tardi! Che ore sono? Entacinque! Pedina 2, 2 passi avanti. Ante legem move pedem. Ante legem move pedem. Oh! Cavallo, da 1G in 3F. Alfieri in C5. Do
Corre, in 7A. Via! Oggi sei splendida. Ti agogno. Quando ci vediamo soli? Perché? Ma come perché? Ormai siamo fidanzati, no? Io poi quando sto con te mi sento un fuoco. Ai! Gigi! E mi lasci stare, accidentarlo. Ragioniere, adesso comincia il bello. Io invito alla mossa e conseguente offesa alla Kereveschi. Te! È azzardoso. Audace sfortuna, Juvat. Edina, che sei? Mangi l'avversario! Cavallo da 3G in 5F. Mangi l'avversario! Ci sono cascati! Pedina G7, due passi avanti! Pedina G7, due passi avanti! Dei tappetti! Che? Faccia due passi avanti, via! Chi io? E chi io? Chi è la pedina G7? E che ne so? È lei, no? È lei la pedina G7! Sì. Faccia due passi avanti! C'è la torre. E segua. Ma quello mi mangia. Ma la deve mangiare il sistema di Kereveschi. Faccia due passi avanti, dei tappetti sono allo scoperto. Ma perché? Perché? Dei tappetti, faccia due passi avanti. Due passi avanti, su. Io la faccio uno, se no mi mangia. Uno. Passo effettuato. Cavallo in 6H. Scacco a re! Scacco matto! Scacco matto! Hai visto che abbiamo vinto? Congratulazioni, commentatore! Ha visto il cavallo come l'ho scavalcato? Scacco matto! Scacco che? Scacco matto! Cos'è questo conto del calzolaio? Sì? Dico, i mezzi tacchi me li sono fatti rifare io, va bene. Ma le suole chi se le ha rifatte? Il calzolaio, che per riscuotere il conto ha fatto su e giù per le scale 100 volte. Lascia perdere i conti, ti verrà il mal di testa. Policarpo, aiutami, vieni. Celeste non c'è? È uscita. Allora non c'è nessuno? Nessuno, solo il maresciallo di là che dorme. Questa ragazza da qualche giorno esce un po' troppo spesso. Dove andrà? Poi non dovrebbe, anche perché adesso sta per fidanzarsi ufficialmente. Stringo ancora? No, va bene così. Non sono mica tanto ingrassata, vero? No. Anzi, pensavo... Che? Pensavo che dopo lo scatto... Una volta entrato nei nuovi organici, sì? noi potremmo... Devo rivedere i conti. A proposito, lo sai che giorno è domani? Che giorno è? È il compleanno di Agenore. Ma come, lo ha fatto 3 anni fa? Eh già, continuiamo a tenergli nascosta l'età per non fargli il regalo. Domani è giovedì. E io vi ricordo sì. che il mio contratto firmato davanti al notaio dice... Giovedì, gnocchi. Sanguisuga. Poi dobbiamo pensare anche al corredo per Celeste. Qui ci vorrebbe una cifra immediata per far fronte almeno fino allo scatto. La cessione del quinto l'hai già fatta? Sì, del quinto. Del quinto, del sesto, del settimo. Qua non ci resta altro che fare la cessione del nonno. Del nonno? No, del nonno, del vecchio. Il maresciallo in pensione. Rifletti, Eufemia. Quando fece il vitalizio con noi, ricordi, ci dette 950 lire. Sì. 700, già se le mangiate, e campa. Malgrado gli 80 anni, ne restano 250. Ora, se io cedessi il suo contratto per 200, ne resterebbero 50 pulite. È una buona idea, ma a chi lo cederesti? Non ti rendi conto che quello lì è capace di campare 150 anni? E chi lo mantiene? No, io lo cedo. E so pure a chi. Un po' alla volta ogni dì, e ogni cosa che scompare, che passa, amor, mi si porta via un pezzetto di cuore.
canzoni d'allora, nate coi miei primi amori. Solo quando più nessuno vi canterà, la mia vita triste e vuota sarà. Muta con la moda gli usi e le tradizioni, e si cambia ad occhi chiusi opinioni. Quello che non cambia ancora non so perché, è il mio vecchio cuore un po' demodè. E quel bel mondo che fu, cambia ogni giorno di più. Ma la mia è una vecchia il tram. Canzone, e sarà ragazzo l'attimo lo aiuto a salire. Lasci, lasci, non mi occorrono rinforzi, faccio da solo, per bacco. E ogni cosa che scompare, che passa e muore, si porta fuori di cuore. E quel bel mondo che fu. Che te ne pare? È ancora in gamba? Sì, ma è tutta apparenza. Si tiene su perché c'è gente. Quanti anni ha? Non lo so. Lui dice 82, ma se li cala. Per me ha fatto la campagna di Russia, la Beresina. Mangia poco, respira pianissimo. È un affare. Ma scusa, se è un affare, perché non te lo tieni? Perché mia figlia si sposa. Ho bisogno di soldi subito. E poi lo do a te per favorire un amico. Guarda, avevo preparato già il trafiletto per il giornale. Vedi, scopo, realizzo, cedesi, vitalizio, maresciallo d'alloggio, ultra ottantenne, cagionevole, salute, 200 trattabili, eccetera, eccetera. Sì, sì, va bene. Credo che si possa combinare. Un momento! Forse ci siamo. In tal caso viene annullata la trattativa, eh? Maresciallo! Siamo arrivati! Stava dormendo. Allora d'accordo, 50 lire a me di buona uscita. Maresciallo, le presento il signor Tiburzi. Piacere, maresciallo Frasca dei cacciatori delle Alpi. Ma una mano d'acciaio. Facciamo 45. Lo fa perché c'è gente... No, ma quella è mia figlia. Un momento, ferma! Ferma, devo scendere. Glielo spieghi tu. Buonasera, signor capo divisione. Buonasera. Prego, si accomodi. Non c'è nessuno? Stia tranquillo. Da come si dice, la prudenza non è mai troppa. Prego. Di qua, signor però capo divisione. Però nello stabilimento c'è qualcuno. No, no, soltanto dei miei dipendenti che si esercitano a scrivere a macchina. Si accomodi, prego. Allora, mio caro Fachine, io come semplice capo divisione non sono autorizzato a comunicarle alcunché, ma in via ufficiosa, vadi bene, in via ufficiosa, posso confermarle definitivamente che in alto loco sono pronti alla firma.
la macchina da scrivere farà il suo ingresso nella burocrazia. Vittoria, caro Franchinè, vittoria. Soltanto è intervenuto un fatto nuovo. Ah, cioè? Cioè, due ditte straniere. Lei non è più solo. Cosa? E si preferirebbe dare l'appalto a una ditta straniera? Anteporre un prodotto straniero al frutto del lavoro nazionale? Certo, in alto loco e a me personalmente la cosa ripugna. Non è per fare del patriottismo, ma... Facciamolo invece. Andiamo, Franchinè, via. Ma se lei è svizzero? Naturalizzato. Facciamo un nuovo esercizio. Lei deve scrivere senza guardare né tasti né foglio. Perché una volta che avrà imparato a scrivere senza guardare, poi va tranquilla. Le altre le frega tutte. Signor Mario. Mi scusi, mi è scappata. Mani a posto. Adesso io le detterò una lettera alla volta e lei, senza guardare, picchierà. Così vediamo quanti sbagli fa. M. I. Spazio col pollice. P. I. A. C. E. S. Ancora S. E. Non guardi. Spazio. E le offerte delle altre ditte sono superiori alle mie? Quasi il doppio. Capperi, il doppio? No, ho detto quasi. Del resto, se lei, come dice, vuol fare del patriottismo, questo è il caso. Sbarri il passo alle ditte straniere. Caro, mi costa, come dite voi italiani. Franchine mio, ma in qualche modo bisogna pure che lei paghi. Chi è? Chi? Come chi è? Lo stesso di prima. Un tale che mi ha salutato qui fuori. Io non vedo nessuno. C'era, le garantisco che c'era. Allora, concludiamo? Cosa vuole costui? Che cosa cerca? Visto? Nemmeno uno sbaglio. No, guardi, ce ne sono due. Primo, non si dice piacesse, ma piacerebbe. Secondo, anche se piacesse a lei, non è detto che piacerebbe a me. No? Vuol provare? Svergognata, e chi è quello lì? Le spiego, il mio nome è Mario Marchetti. Le stavo insegnando a scrivere a macchina. Ma come? Tu, la figlia di un calligrafo diplomato, vieni subito qui! In combutta con un macchinista. Prego, meccanico specializzato. Senta, l'unico meccanico specializzato col quale parlo è quello che viene a sturare il lavandino a casa mia. Vieni via, svergognata. Io a sua figlia gli voglio bene. Zitto, vieni via! Mi fate male. Peggio, voglio farti. Sia gentile, signor De Dappeto. Sia zitto, macchinista! Il meccanico. Ma dico, questa finestra non si apre? No, è chiusa. Chiusa. Che c'è, mamma? Questa sera non hai mangiato niente. Non avevo fame. Mamma, io a Mario gli voglio bene. Non so nemmeno perché, è un ignorantone, però gli voglio bene. Non puoi dare questo dispiacere a tuo padre. Ma perché non vuole che io lavori? Perché crede di bastare alla famiglia. Perché vuole bastare lui. Proprio per questa ragione. Pensa sempre all'aumento. Lo sai quanto tempo è che l'aspetta? Almeno da 18 anni. Guarda, mi ricordo una cosa. Tu facevi i primi passi e lui diceva: adesso che avrò lo scatto, compreremo un bel girello per far camminare Celestina. Che devo fare, mamma?
Sapessi che pagherei per toglierlo dai piedi a questo maledettissimo mezz'uomo, lui e tutta la famiglia. Ma lo sai che cosa ha detto il Marchese Spada prima della partita? Chi è il Marchese Spada? Il presidente della Consulta Araldica. Sai chi ha detto? Che Pancarano non era da formazione di Piancarrano della provincia di Parma, come si pensava. E per forza, tu sei di Napoli, eh? Ma perché un napoletano non può avere un antenato a Milano, a Genova, a Torino, a Firenze, a Bari, a Lecce? E allora? Allora che deformazione è? Di Biancamano, capisci? Biancamano. È logico, sai, è possibile. Biancamano, Biancarano, Biancamano, Bianca... siamo lì, sai, si tratta, sai... Biancamano di Savoia? Ehi, pare, pare. La notizia attende conferma. E pensare che nostro figlio avrebbe potuto aspirare alla mano di una colonna, di una Orsini. Ehi, va a finire in mezzo ai tappetti, in mezzo ai tirabuciò. Bisognerebbe convincerlo, ma chi lo convince? A te non ti sente, a me... Neanche. Don Mazzocco. Eh sì? Cosa? Amelia, il taccuino di Gegè. Cosa vuoi fare? Telefono a Don Mazzocco. So che Gegè ne parla sempre con tanto rispetto di lui. E gli telefono. A un certo momento le tentiamo tutte. Mazzocco, 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 ma... Ecco qui, Don Mazzocco, 421. Già siamo a 421 telefoni a Roma. Santo cielo, la città si espande. Quanti siamo, mamma mia? Pronto. Signorina, vorrei il 421. Cesare, a quest'ora il reverendo sarà alla novena. Pronto. 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 Pronto, pronto. Siamo pronti. Desidero parlare a Don Mazzocco. Questo è il ballo di che tacche e non esiste sta persona. E lo dirà a me dopo tanti anni di servizio. Ma io dico che non c'è e non mi faccia perdere tempo. Qui non esiste nessun Don Mazzocco. Chi è che cercano? Che ne so, uno scocciatore che domanda ad un certo Don Mazzocco. Dammi qua. Senti, Gegè, piantala di fare il cretino. Tanto non sei affatto spiritoso. Ma chi è all'apparecchio? Lo sai molto bene, Gegè. E tu sei un idiota. Non l'hai trovato? Hai visto che avevo ragione, eri in chiesa. Signorina, mi dia un'altra volta il 421. E così mi creda, mia cara signorina, da quel giorno mio figlio... quella ha perduto la pace. Io ho fatto l'impossibile per cercare di fargli cambiare idea. Ma che? Celeste dei tappetti è dappertutto. La figlia di un mio impiegato, un mezzo disgraziato, un tale che sta in ogni dove, signorina, al varietà, al teatro, ai bagni di mare. Quello se la vuole sposare. Ma che scherziamo? Ora... Se il nonno è così, e i nipoti che verranno? No, io ho paura, soprattutto per la razza, io ho paura, ho paura. In poche parole, ha preso una cattiva strada. Noi dobbiamo fare qualche cosa, signorina. Lei mi deve aiutare. Domenica al mare? Domenica al mare. Non senti freddo? No, mamma. Grazioso. Ho l'impressione che sia un po' troppo spinto. Uffa, mamma. Un pochino, sì, un pochino, ma siamo al mare. Celestiale, celeste, luce degli occhi miei. Andiamo a inumidirci le estremità. Cesare, noi andiamo a seppellire il cocomero in riva al mare. Così si conserva fresco. Oh, eccomi qua. Le sue zucche. Grazie. Facciamo il bagno insieme? No. Nervoso? Sì, un poco. E come mai? Ma dov'è il mio giornale? Volevo leggere quell'articolo di fondo sulla politica internazionale, tanto interessante, l'ha preso lei? No, signor Cavalier Pancarano. No. Pure qua. Vediamo. Qua. Chi l'ha preso? Toccano tutto, toccano. A Genova, dove hai messo il giornale, disgraziato?
eccolo, cavaliere. Ah, dove stava? Eh? Dove stava? Era volato via perché c'è vento. E non fa bene leggere col vento e la sabbia che va negli occhi. Se mi permette, leggo io. L'articolo di fondo. L'articolo di fondo, giusto appunto. Panorama. Eh? Panorama politico. Panorama politico. Appunto, il titolo è proprio quello lì, panorama politico. Venga. Un dispaccio da Vienna informa che la posizione politica dello Stato cuscinetto della Bosnia-Erzegovina... Erzegovina? Sì, della Bosnia-Erzegovina viene a farsi via più precaria per la pressione esercitata dall'Austria-Ungheria. Sempre la stessa. Lì finisce male. Sì, finisce male. Dunque, vai avanti. Preoccupata appunto per questo aumento di pressione, la Bosnia si è rivolta alla Serbia. Mm. Alla Serbia. Alla Serbia? Sì. La quale, pur tuttavia, appoggiata dall'altro stato cuscinetto dell'Liechtenstein. Quindi, in caso di conflitto, la Macedonia che fa? Che fa? Questo è il punto, cavaliere. Un momento. I dottori dicono che fa male. Un momento. Ma aspetta. Ma non c'è più il senso del pudore. Di questo passo dove andremo a finire? Celeste, ho conosciuto molte donne nella mia vita, ma ti assicuro che tu sei l'unica capace di accendere il mio cuore, la mia fantasia. Non amo che te, non desidero che te. Scusa, cara, sai, ho visto un amico, vado a salutarlo e vengo subito. Vai, vai. Vittoria! Vittoria! Starbacco! Io mi tuffo! Vengo anch'io, cavaliere! Le zucche! Dove sono le zucche? Perché hai preso le zucche? Cavaliere! 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 Aspetti! Signor Cavaliere Pancarano di Dondò! Vengo con lei. No. Come no? Perché il bagno con lei non me lo voglio fare. Vada al riquadro dei popolari, vada. Io? Ma come sarebbe a dire? Sarebbe a dire che noi dobbiamo ristabilire le distanze. Io voglio cancellare dalla mia memoria il nome dei tappetti. Mi scusi, ma sono allibito. Forse il sole le ha dato fastidio. È il sole dell'avvenire, San Gennaro mi ha fatto la grazia. Il matrimonio di mio figlio con sua figlia non si farà. Allibisca dei tappetti. Queste zucche sono mie. Su. Sciò. Aria. Mi si lasci tuffare. No. Ciao Tiburzi. Ciao. Ma che significa questa adunata? Ma, comunicazioni urgenti. Ma che hai? Ti vedo giù. Il fidanzato di mia figlia è scappato con una ballerina. Oh, come mi dispiace. Però che mascalzoncello. Del resto sai, ciascuno ha i suoi guai. Il nuovo? Sì, ma è a lutto. A lutto? Anche lui ci ha lasciato. Il maresciallo? Sì. No, ma stai su, non ha sofferto affatto il caro vecchietto. Figurati che l'altra sera, giovedì, ha voluto gli gnocchi. Un piattone così, sai, e mangia. A un certo punto ha detto, sono proprio buono. E col sorriso sulle labbra... Puff. E noi gliene abbiamo dati sempre così pochi di gnocchi. Il capo di missione, signore! Il capo di missione. Grande ufficiale Egidio Marzi Laurenzi.
Miei cari amici, io non ho il piacere di conoscervi uno per uno, ma oltre che dei collaboratori, io vi considero degli amici. E quindi, con gioia, che io vi comunico una bella notizia. Tra poco, la pubblica amministrazione adotterà un nuovo sistema di scrittura meccanica. Sì, signori, sì, signori, le macchine per scrivere. Non più pennini, cannucce, né macchie d'inchiostro, ma le nuove e perfette macchine della ditta Franchine EC. Onore e vanto dell'industria meccanica italiana. Viva l'industria meccanica italiana! Dicevo che un'era di progresso e di miglioramento burocratico si apre dinanzi a noi. E di conseguenza a voi, amici, spetta l'onore di aprire questa era della pubblica amministrazione. Per concludere, gli impiegati d'ordine, gli archivisti, gli ufficiali di scrittura che si offrono di apprendere questo sistema della macchina per scrivere, alzino la mano. Alzare la mano. Anzi, poiché mi sembra di capire che la maggioranza è d'accordo e accetterà con entusiasmo, sì. Alzi la mano solo chi ha qualche cosa da eccepire. Eccepisce qualcuno? No, assolutamente. Ah sì, eccone uno. Avanti. Venga. Oh, è Gio. Mi scusi, Novero, ma stante che è permesso eccepire... Ah, dei dappetti. Ma che va cercando? Non le va bene? No. Come ha detto? Come? No. Ha detto no. E che è una parolaccia. Volevo dire, io le mani su quelle cose nere non ce le posso mettere. Ma come sarebbe dire? Dei tappetti. Qui. Sì. Qui dei tappetti, qui. Ecco. Comandi? Dunque, spieghiamoci dei tappetti. Lei le mani le mette dove voglio io. Io le mani dove vuole lei non ce le metto, con rispetto parlando. Dei tappetti! Ma scusi, prima scusi. Chi vuole eccepire? Poi non mi fate eccepire neanche un momentino. Giusto. Mi scusi, signor capo divisione. Prego. Mi rivolgo a lei perché lei mi può capire meglio. Ecco, io chiederei di non scrivere con quelle cose là, come si chiamano, quegli affari, macchine, le macchine. Sì. Ecco, perché prima di tutto io sono un calligrafo diplomato. Sì. E poi per un'altra ragione di cui non desidero parlare in questa sede. No, parliamone in questa sede. Avanti, sentiamo. Ma no, ma perché? No, scusi, no. Se non vuole parlare, è padronissimo. Signori, la riunione è finita. Loro, signori, possono andare. Prego, signori. Signori. Comunque, se lei non vuole scrivere, come si diceva, è facoltativo. Signor capo divisione, io la ringrazio. Ah. Lo sapevo che con lei ci si può mettere d'accordo. Arrivederci. La pecora nera di questa amministrazione. Come ha detto che si chiama? Eufemia, lo scatto è andato in fumo. C'è una lettera di Celeste. È scritta a macchina. Leggi. Cara mamma, sono a casa di Mario. Tornerò quando papà avrà dato il suo consenso. Con molto affetto, sua figlia. Policarpo, per amor di Dio, prendi una decisione. Fa qualche cosa.
A quest'ora chi può essere? Chi sarà? Chi sarà? È lei che ritorna, la macchinista. Commendatore, forse ha sbagliato pianerottolo. Non è il signor De Tappetti, lei? In persona. Posso? Prego. Signora? È Eufemia? Prego, signora. Non restiamo qui, su, sbrigati, presto. Vieni via, su, vieni via. Buonasera, vieni via, su, presto. Buonasera. Scusi, signor capo divisione. Prego, prego. S'accomodi, prego. S'accomodi. Grazie. È un po' in disordine, sa. Posso offrirle un bicchierino? Di che? Beh, vuoto. Sa, adesso non so dove trovare i cosi, i liquori. Abbiamo delle ambasce in famiglia. Sì, non fa niente. Sì. Lei? Sì? Che cosa vuole? Lei è venuto qui per questo? Le ho chiesto che cosa vuole. Ecco, come le avevo già detto, vorrei continuare a scrivere a mano. Non meniamo il can per l'aia. Poi. Scusi, sa, ma lei viene qui ad personam a raccogliere i miei desiderata e sono un po' commosso. È proprio vero quello che dice il proverbio. I capo divisione sono i papà degli impiegati. Ah, c'è un proverbio che dice così? Beh, speriamo di sì. De Tappetti, veniamo al sodo. Allora posso esternare? Esterni. Forse le sembrerà eccessivo. Dica. Ecco, gradirei lo... Lo scatto. Che cosa intende lei per scatto? L'aumento di 9 lire mensili come previsto per il ruolo al quale mi onoro di appartenere. Ah, tutto qui? Cosa intende, scusi, per tutto qui? No, dico, non accamperà poi altre pretese? Signor capo divisione, lei viene qui, nel mio tugurio. Non devo più scrivere a macchina. Mi si concede l'aumento, cosa posso desiderare di più dalla vita? D'accordo, avrà l'aumento. Grazie, signor capo divisione. Questo dimostra che lei è giusta ed equanime. Se permette, le faccio strada. Anzi, mi scusi, mi perdoni se non addivengo a scrivere a macchina, ma a parte il fatto che ho conseguito il diploma di calligrafo col massimo dei voti, altrimenti uno che ha studiato a fare. Certo. E se poi uno gli dice prendi il diploma e buttalo nella spazzatura. Prego. Vede, a parte questo, poi, con la macchina da scrivere ho un fatto personale per via di mia figlia che si è ammutinata. Ah. È scappata con un meccanico di macchine da scrivere, proprio nella fattispecie. Sì, mi dispiace, arrivederla. Oh, scusi. Scusi le chiacchiere, sa? Ma si tratta di mia figlia. Sì, sì, arrivederci. Pensi quando li sorpresi sul far della sera all'officina Franchinet, mi venne un diavolo per capello. E per qualche capello anche 2 diavoli. Ma è stato inutile. Arrivederci. Arrivederla, commendatore. Alle 8? In ufficio? Sì, tutte le mattine alle 8. No, all'officina Franchinet l'altra sera. Erano le 8 quando... Quando ebbi l'onore di salutarla, appunto. così lei era... Lei era lì per sorprendere sua figlia con le... Col meccanico, esatto. Col meccanico, Si immagini se proprio io mi metto a scrivere a macchina. Sì! Sì, invece. Proprio lei. Proprio io che? Lei scrive a macchina. Ma come, non aveva... Non ho detto niente. Così lei mi fa venire qui, per offrirle lo scatto, altro che scatto. Se lei non vuol perdere il posto, se non vuole essere restituito, impari a scrivere a macchina, e subito. Ma non era facoltativo. Per gli altri. Per lei è obbligatorio, disgraziato. Ah, no. Cosa? No, dico, lei in questo modo non mi può parlare, sono in casa mia, scusi. Ecco, mi vedo costretto a dirle di uscire. Ho detto mi vedo costretto a dirle, mica gliel'ho detto. Commendatore! Chi li capisce? Questi capi uffici, questi capi divisione.
prima ti allisciano così. Lo scatto, bravo. Poi tutto un momento, puff, ti prendono a calci in faccia. Policarpo, che cosa hai combinato? Ma che ne so. Beh, sai che ti dico? Perdo il posto, ma a macchina non ci scrivo. Madonna mia santa, assistilo. Eufemia, questo è il momento delle grandi decisioni. Intanto vado al commissariato a sporgere denuncia contro tua figlia e il suo rapitore. Policarpo, sono anni che devo dirti una cosa. Ecco, rapitore. Una cosa che mi sta qui. Sei un cretino. Atenore, usciamo. Io penso. Lo so. Appunto. Pallotta. Apri. In nome della legge. Ma l'ho già pregato, scusi. In nome della legge, fermi tutti. Ma che succede? Papà, sei impazzito. Eufemia, Genere. Ma che fai, a Genere? Papà, agli occhi. Zitto. Questo signore ha sporto denuncia per ratto e sequestro in persona della figlia. E lei la figlia? Sì, parli pure con me, che sono la mamma. Lei è la madre? Sì, sì. E allora questo cambia tutto. Come cambia tutto? La presenza della signora riveste di consensualità il reato e praticamente lo annulla. Ma queste sono chiacchiere. Ma no, sono fatti, caro signore. Franca, bicchieri puliti. Grazie, signore, in servizio non bevo mai. Ma se non c'è niente di fatto, il reato non esiste, dunque il servizio è finito. Eh già, anche questo è vero. Eufemia, Celeste, a Genere, uscite subito da questa casa. Tu ci permetti di alzare la voce in casa d'altri? Noi non usciamo. E se mette a sedere la faccia finita? Ah, Maria, diglielo un po' tu, va. Signor Policarpo, prego, favorisca. No. Papà, prego. Ha pranzato? No. Papà, no! Già me l'hai detto, non mi sono mai piaciuti. Allora, carciofini, prosciutto. Il prosciutto? Prosciutto e carciofini, eh? E avanti, se faccia coraggio. E tiri giù, no, l'abbiamo messi sott'olio noi, sa che se crede. L'assaggi, sentirà che roba, cibo genuino. E no, ma gli dia sotto. E va bene. Oh, bravo, bravo. Ma solo una fettina di prosciutto. E un carciofino, bravo, uno solo, piccolo. Hai visto, ce l'hai? Hai visto che sei deciso? A Genere, il gomito dal tavolo. E c'avevo una bacchetta arrosto da leccasse le dita. E andiamo con sto caffè, presto. Ma che cose lente. Mamma, io voglio lo zucchero. Franca, porta le tazzine del caffè. E andiamo con sto caffè, presto. Cambia così, un po' per volta ogni dì. Ogni cosa che scompare. Ah sì, e ogni cosa che scompare, che passa e muore, mi si porta via un pezzetto di cuore. Salute!
vecchie canzoni d'allora. Me lo dimentico sempre, com'è? Col mio primo amor. Nate col mio primo amor. Non è così? Nate coi miei primi amori. Quando più nessuno allora vi canterà, la mia vita triste muta sarà. Mutan con la moda gli usi e le tradizioni, e si cambia ad occhi chiusi opinione. Quello che non cambia ancora non so perché, è il mio vecchio cuore un po' demodè. E quel bel mondo divisione in persona, signori. Sì, disgraziato a me. Esca, gli ho detto, sulla faccia. Bravo, bravo, sorte tappeti. È una bella soddisfazione. Già, io scrivo la macchina, io. Mai. Era sbattuto fuori della porta. Bravissimo. Va tutto bene, solo che... Lo senti? Lo senti, moglie ribelle? Che c'è qualcuno che sa apprezzare nella giusta misura la condotta di tuo marito? Quella lì ha osato gratificarmi con un epiteto che non posso riferire. Che gli ha detto? Che gli ha detto? Non vorrei che sentisse il bambino. Mi ha detto cretino. Oh, scusate, nonno. A parte che quello non è suo figlio, ma è mio padre. Io chissà che me credevo. E allora dovrebbe sentire quello che mi dice mia moglie qualche volta. Oh, sentite lui, sentite chi parla. Oh, scusate. Con che lo fate il caffè? Perché? Sa di caffè? No, io dicevo che va tutto bene. Solo che un conto è la soddisfazione e un conto è il danno che lei dovrà subire. Scusi, vuol ripetere, per favore? Lei si è tolta la soddisfazione. Sì. Però perderà il posto. E fregate lei. Mario. Lascialo parlare. Poi, se permette, a parte il principio, il fatto che lei ce l'abbia tanto con la macchina da scrivere, mica lo capisco. Giovanotto, la Un momento, pesi le parole. Pure io ho la mia dignità. Lei non può disprezzare un oggetto per il quale io ci ho perso la testa. Lo sa, per esempio, che il nastro due colori l'ho applicato io? E il vantaggio di poter fare due copie contemporaneamente, dove lo mette? Due copie? Tre, quattro, cinque. Sì, ma è sempre una macchina. Pom, 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 pom. Signori, il signor ministro. Va tutto bene? In ritardo, Comodi, prego, prego, signore. Su, prego, su. Prego, prego. Bene. Lasci. Scusi. Caro Marsi, conosce il commendator Franchiné della fabbrica Franchiné e compagni? No. Sì, eccellenza. Non ho avuto questo piacere. Il cavalier Pancarano. Di Rondò. Di Rondò, sì. Capo ufficio della terza sezione. La prima ad adottare le macchine per scrivere. Sì, eccellenza. Bene. I signori ufficiali di scrittura abilitati alla dattilografia. Buongiorno, ragazzi. Ah, preziosi esempi di zelo burocratico, eccellenza. Se permette, noi passiamo. Passiamo. Allora, scopriamo? Scopriamo. Oh, scusi, Pancarano. Avanti, prego. Faccia vedere. Un momento, eccellenza. Furtenzoso.
Ed ora, eccellenza, voglia compiacersi di dare, diciamo così, il primo colpo di tasto, eh? Certo, con piacere. Prego, eccellenza, prego. Ma a Safaria, no? Quale tasto spingere? Ah, non ha nessuna importanza, eccellenza. È puramente simbolico. Giusto, simbolico. Simbolico, eccellenza. Allora, la lettera... La lettera I, Italia. Bravo, generale. Bravo. Ma dov'è la lettera I? Ma carano, dov'è la lettera I? Eccellenza. Ah. Voilà! Oddio, veramente questa eccellenza sarebbe la lettera L. Beh, insomma... L, sì. Maestes, Lombardia! Viva la Lombardia! Viva la Lombardia! Viva il signor ministro! Evviva! Ed ora, eccellenza, voglio compiacersi di assistere a un piccolo saggio di scrittura. Come no? Anzi, con tanto piacere. I signori mi perdonino. Che cosa fa lei qua? Già, che cosa fa lei qui? Ma cosa vuole? Ma è impazzito. Venga avanti. Grazie, eccellenza. Eccellenza? Signor commendatore, vorrei spiegarle. Si ricorda quel giovane meccanico, quella volta sul far della sera, all'officina Franchinet, quando lei... Ah, lo so, lei non vuole scrivere? Non scriva, non scriva, non importa. Vada, 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 se ne vada. No, 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 no. Io voglio scrivere, sa, ho famiglia. E se vuol scrivere, fatelo scrivere. Oh, per carità, eccellenza, soltanto, prego, prego, si accomodi. Grazie. So da destra uno squillo di tromba. A sinistra risponde uno squillo. D'ambo i lati calpesto rimbomba. Da cavalli, da fanti, il terreno. Quinci spunta nell'aria un vessillo. Quindi un altro s'avanza spiegato. Ecco appare un drappello schierato. Ecco un altro che incontro gli viene. Bravo, Capricci! Bravo! Bravo davvero! E non volevate farlo provare? Beh, sai, eccellenza, le avevamo preparato una sorpresa. Sì, ma lui è il nostro più bravo dattilografo. E come ha fatto a imparare con tanta maestria? Eccellenza, lo stavo appunto spiegando, ma non me lo fanno dire mai. Me lo ha insegnato un giovane meccanico, attualmente fidanzato di mia figlia. Si ricorda, signor commendatore, quella volta... Ancarano! E non me lo fanno dire. Il nastro dei tappeti qui merita un aumento. Anzi, lo scatto, senz'altro. Dico bene? Più che giusto, si provveda. Ci avevo già pensato. Eccellenza. Vogliamo festeggiare con una coppa di champagne? Prego, le faccio strada, eh? Con permesso. Ad maiora. Venga, venga, eccellenza, prego. Ad maiora, signori. Venga, venga, eccellenza. Ad maiora. Signori. Ale. Signori. Prego. Amelia? Cesare? Novità? No. Ah, sì, è arrivata questa lettera. Ah, apri, apri. Viene dal Consiglio delle Ricerche Araldiche. Accidenti, l'aspettavo. Leggi, leggi, leggi. Leggo, leggo, sì. Pronto. Pronta, pronta. Ecco qua. Leggi, cara. Dunque, ecco qua. Illustrissimo signor Cavaliere. Grazie. Le comunichiamo che a seguito di più approfondite ricerche... Figurati, questi sono pignoli, questi scavano, scavano, mamma mia. Ricerche per accertare la sua discendenza nobiliare... Naturale. È stato appurato che l'appellativo di Biancamano... Hai visto, eh? Derivava al suo antenato dalla professione di... imbianchino. No. La consigliamo pertanto di rinunziare ad ulteriori ricerche. No. No, no. Sì. Ah... Cesare. Isale. Cesare. Cesare, Isale. Per carità, cosa ti senti?
Mamma! Gigi! Ci siamo sposati! Voilà! Che sorpresa, cavaliere. Cavaliere. Ci fa l'onore? Grazie. Pensa che tra un mese saremo sposati anche noi. Fa caldo, eh? Abbastanza. Ma se ci levassimo la giacca? Non ci prenderanno per degli spregiudicati? Beh, in fondo siamo dei funzionari. Lei poi è pure nobile. Leviamocela dai tappeti. Leviamocela. Leviamocela. Leviamocela la giacca. La trovo bene, sa? A chi? A lei. Ah, grazie. Già, lei poi. Io poi? Dico, lei cresce bene. Beh, sa questo... Mi compiaccio. Grazie. Il sospirato aumento mi ha rimesso in sesto, ecco. Ma so che anche lei poi... Poi? Dico, poi ha avuto il nuovo scatto. Ah, sì. Uno scattino. Ma lei ha letto il giornale? No. Non l'ha letto? No. Legga. Ecco. Le decisioni del Consiglio dei Mistrini. Ministri? Le ministre. Ma lei non so leggere. Mi correggo. E anche l'altra volta. Sì. Faccia attenzione quando legge. Aumentato il prezzo del latte, sì. Dello zucchero, del pane, del gas e della luce, delle ferrovie e... Perciò le nuove lire d'aumento... È come se non le avessimo avute. Papà, quando è il mio compleanno? Quest'altro anno, figliuolo. Dammi un centesimo per le nocce. Le nocce fanno male. Ti darò un bel santino. Così ti farà stare buono, eh? Ti do San Crispino, dove lo metti? Se permette, lo prendo io. Sì, nella tasca interna. Interno uno. Scala B. Scherza sempre dei tappetti. No, lo prendo subito io. Nella tasca. Dove l'ha messo? Nel portafoglio. Il portafoglio. Ah!